Giorno 1. Mi chiamo Albert Lauri, un esploratore intraprendente e curioso, e scrivo queste parole con una gioia palpabile nel cuore. Oggi è il giorno in cui ho varcato la soglia della Foresta delle Ombre, un luogo che promette segreti incredibili e avventure straordinarie di cui abbiamo ancora poche notizie all'interno di una vallata difficilmente raggiungibile se non scalando un ripido monte. Il sole splende attraverso le fronde degli alberi, e l'aria è fresca e carica di promesse. È come se la foresta stessa stesse accogliendo la mia presenza con un sorriso. Purtroppo il mio cellulare non prende, ma per immortalare il tutto ho comunque la mia GoPro. Giorno 3. Le prime giornate sono state un vero incanto. La foresta delle ombre sembra risplendere di vita e mistero. Gli alberi si ergono maestosi, mentre il canto degli uccelli riempie l'aria con una melodia gioiosa. La natura sembra danzare intorno a me, e ogni passo mi porta a una nuova scoperta. Il mio cuore è leggero e la mente è piena di entusiasmo. Giorno 5. Tuttavia, qualcosa sta cambiando. Le giornate sembrano più lunghe, e l'atmosfera è diventata più oppressiva. Le ombre degli alberi sembrano allungarsi in modo minaccioso, e il canto degli uccelli è diventato un ronzio fastidioso. Il mio entusiasmo si è leggermente offuscato, ma attribuisco tutto ciò alla stanchezza e, forse in parte anche ad i nervi, a seguito di una caduta la GoPro sembrerebbe essersi rotta. Giorno 7. Le notti hanno iniziato a tormentarmi. Incubi terrificanti mi svegliano di soprassalto, e il sonno sembra sempre sfuggirmi. Inoltre, ho intravisto figure umane nude che si aggirano tra gli alberi. Tento di ignorarle come frutto della mia immaginazione, ma la loro presenza è sempre più inquietante. Giorno 10. Le voci nella mia testa sono diventate insistenti, sussurrando parole senza senso. La foresta delle ombre, una volta così amichevole, sembra ora un luogo di trappole insidiose. Il mio stato d'animo oscilla tra l'ansia e la paura, e il sorriso iniziale si è completamente dissolto. Giorno 14. Ogni passo che faccio sembra portarmi sempre più in profondità in questa foresta maledetta. Non riesco più a trovare la via d'uscita, e la mia mente è avvolta in un'oscurità crescente. Le figure umane impazzite si avvicinano sempre di più, e ora riesco a sentirle sussurrare le stesse parole incomprensibili che circolano nel mio cervello da giorni. Giorno 21. Le giornate si susseguono senza fine, e ogni mattina mi sveglio con un senso di orrore crescente. La foresta sembra respingere ogni mio tentativo di sfuggirle. Gli alberi sembrano chiudersi su di me, e le creature nude che vagano tra loro non riescono a trovare la via d'uscita. La mia pelle è costantemente coperta da una sensazione di freddo e umidità. Giorno 30. La fame e la sete si sono fatte insopportabili. Non ho trovato alcuna fonte di cibo o acqua in tutto questo tempo. Ogni respiro è una lotta, e ogni passo è una sofferenza. Le voci nella mia testa mi tormentano senza sosta, e il mio corpo è una larva indebolita. Non so quanto ancora potrò resistere. Giorno 45. Le creature impazzite sembrano essersi accorte di me. Vengono più vicine ogni giorno, scrutandomi con occhi vuoti. La loro presenza è una costante minaccia, e la loro pelle pallida è coperta di fango e sangue. Continuano a cercare una via d'uscita, ma la foresta delle ombre sembra resistere, come se volesse tenerci tutti prigionieri. Giorno 60. Non so più quanto tempo è passato. Il tempo è diventato un concetto sfocato e privo di significato. Le voci nella mia testa mi tormentano senza sosta, e il mio corpo, nonostante non io sia in assenza di cibo da diverso tempo, non soffre più per la sete e per la fame, tuttavia mi muovo lentamente e debolmente con gli abiti logori e sporchi, girovagando invano nella ricerca di un'uscita. Dalla mia bocca ormai escono solo quelle parole sconnesse che prima di annidavano nei meandri della mia testa. Non so quanto ancora potrò resistere. Giorno 90. Oggi, mentre scrivo queste parole, so che è giunto il momento. La foresta delle ombre ha vinto. Non ho più la forza di continuare, mi lascerò andare a essa, la mia mente non ha più la forza di combattere.